Edizione 2023 del Giro ciclistico della Lunigiana, gara a tappe internazionale riservata alla categoria juniores, unica nel suo genere con i migliori atleti nazionali ed internazionali al via. Una manifestazione che negli ultimi anni ha portato alla ribalta tantissimi campioni, poi andremo modo nel corso della nostra sintesi di andare a sfogliare anche quello che è l'albo d'oro di questa importante manifestazione, ma una prova che vede alla via nazionali estere e rappresentative regionali della italiane. Quindi sicuramente tanta carne al fuoco in un finale di stagione che si preannuncia sempre ricco di impegni con gli atleti che hanno bisogno, che vogliono ben figurare in questa ultima parte di stagione. Vedete gli atleti dell'Abruzzo inquadrati dalla nostra telecamera. Questo è anche il momento per noi di andare a sfogliare quelle che sono le squadre alla via di questa edizione 2023 del Giro ciclistico della Lunigiana. Giro della Lunigiana, edizione numero 46, schiera alla via la nazionale francese, quella del Belgio, quella della Colombia, della Norvegia, della Polonia, del Portogallo, della Repubblica Ceca, della Serbia, Slovacchia, Slovenia. Queste sono le rappresentative nazionali. Poi, per quanto riguarda le rappresentative regionali, abbiamo l'Abruzzo, la Campania, l'Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, Trento, Toscana, Umbria, Veneto e una rappresentativa speciale di atleti che corrono per la rappresentativa della Lunigiana. Lunigiana, terra di Luni, al confine tra la Toscana e la Liguria, un insediamento, Luni, insediamento romano, sin da età antica, è infatti possibile visitare anche i resti della città di Luni, davvero un'occasione per chi viene a visitare queste terre strette tra il mare e la montagna, tra il Mar Ligure e le Alpi Apuane, davvero molto belle. Ecco la nazionale del Belgio con il campione belga Jarno Vidar, con la maglia che rappresenta proprio il campione belga, mentre nella rappresentativa della Lombardia è presente il campione per quanto riguarda il campione nazionale italiano. Vedete ovviamente tanta l'attesa quest'oggi per la partenza di quella che è la prima semitappa, un debutto importante per quanto riguarda questa edizione numero 47 del Giro della Lunigiana, con ben due semitappe ad aprire la prima prova. Quindi davvero tanta carne al fuoco, e questo è il percorso della prima tappa dalla Spezia Fivizzano, la prima semitappa, 49 km e 500 metri, un finale insidioso. Si parte da La Spezia, città che accoglie da tantissimi anni il Giro della Lunigiana, e queste immagini ci mostrano proprio i momenti che precedono di poco la partenza. Bandierina della via che viene abbassata, la partenza ufficiosa da Piazza Europa, quindi poi per raggiungere il chilometro zero di questa prima semitappa. Vi ricordo che seguiremo nel corso di questa nostra sintesi tutte le tappe, un totale di 5 tappe, due semitappe al primo giorno e poi una tappa al giorno fino al quarto giorno di corsa, e quindi sicuramente una cosa decisamente molto interessante. Intanto Ulag, Grocinski e Urgante Larrea sono i tre battistrada quando siamo nelle fasi centrali di corsa. Vedete il primo passaggio da Fivizzano, quindi si transita per due volte sotto il traguardo, anche a beneficio del pubblico e degli appassionati che potranno seguire questo finale di corsa. Abbiamo percorso circa 33-34 km, ne mancano ancora 15 circa alla conclusione, per andare poi a decidere chi sarà il primo vincitore di questa edizione numero 47 del Giro della Lunigiana. Il primo passaggio da Fivizzano inizia il circuito di 15 km e 200 metri,
come ci mostra anche la grafica, e quindi inizia questo circuito da ripetere una volta, e poi al prossimo passaggio da zona traguardo andremo a scoprire chi sarà il primo vincitore di questa edizione del Giro della Lunigiana. Intanto si sprinta per quanto riguarda il Gran Premio della Montagna, posto a Fivizzano, con il polacco Gruczynski che va a conquistarlo. E vedete il passaggio, secondo Haugland e terzo Torres, ma vedete come il gruppo si stia avvicinando notevolmente, il gruppo che torna compatto, e la Francia che prende decisamente in mano l'iniziativa per quanto riguarda questa fase di corsa. Quindi Francia sicuramente sugli scudi in questo frangente. Siamo negli ultimi chilometri di corsa di questa prima semitappa del Giro della Lunigiana 2023. Vedete la Francia, la Norvegia nelle prime posizioni a controllare la situazione. Cerchiamo di scrutare anche maglie delle rappresentative regionali. Vedete la maglia di campione nazionale di Jarno Vidar, campione nazionale belga, tante le maglie della Norvegia, tante le maglie della Francia nelle prime posizioni del gruppo, due delle formazioni sicuramente più attese in questo Giro della Lunigiana. Noi ci piace comunque sperare che possa esserci anche un italiano tra i protagonisti di questa edizione. Siamo a 1,4 km dalla conclusione, quindi ormai stiamo entrando nelle fasi conclusive con il forcing della Francia a tenere il gruppo allungato. Vediamo tante maglie anche della Norvegia, qualche maglia del Belgio, sicuramente spunta e spicca quella di Vidar, il campione nazionale, ma ci sono altre maglie del Belgio anche sulla sinistra dei teleschermi quando stiamo per entrare nell'ultimo chilometro, un finale in leggera salita, e come abbiamo visto anche dal passaggio precedente si transita nel centro abitato con un passaggio in pietra serena e alcuni cambi di direzione abbastanza tecnici che potrebbero sicuramente delineare un finale interessante. Questo tornante sulla destra con la Francia ancora nelle prime posizioni, ultimo chilometro, quindi ultimi 1000 metri di corsa per quanto riguarda questa prima semitappa del Giro della Lunigiana 2023. Francia in forcing a 900 metri dalla conclusione, si spinge fortissimo in questa fase, andatura elevatissima in questo frangente, nessuno riesce a sganciarsi e prova ad allungare dal plotone. Questo è un sintomo sicuramente di una andatura importante imposta dalla Francia, che ha ben tre uomini lì davanti e un altro poco più indietro sulla destra dei vostri teleschermi. Quindi una Francia che con sicuramente Bizou, uno dei favoriti della vigilia, assieme al belga Vidar, sicuramente è uno degli atleti più attesi quest'oggi. Vediamo anche la maglia di campione italiano attorno alla quindicesima posizione, quindi si entra sempre più nel vivo. Ormai ultimi 500 metri di corsa, a breve si entrerà nel centro abitato di Fivizzano, dove inizierà anche la fase dei più tecnica con il fondo stradale in pietra serena. Eccoci nel centro di Fivizzano, ancora la Francia che sta tenendo chiusa la corsa, ma provano ad uscire altri atleti. Vedete anche alcune maglie delle rappresentative della Sicilia nelle prime posizioni. Ancora la Francia però sta pilotando la corsa, 300 metri alla conclusione, a breve entreremo nel rettilineo finale, lo abbiamo visto in precedenza. Eccoci nel rettilineo conclusivo con la Francia che ha fatto un forcing decisamente importante, sta per essere lanciata alla volata di questa prima semitappa del Giro della Lunigiana. Francia protagonista, eccoci anche dalle telecamere fisse, ed è la maglia del campione nazionale belga Jarno Vidar a centrostrada, che prova ad uscire in questo finale in salita. Vidar saldamente al comando, e sul traguardo è Jarno Vidar che va a conquistare il successo davanti a Jorgen Nordhagen per quanto riguarda la Norvegia, terza posizione per Mathy Grisel della Francia, quarto, primo degli italiani è proprio Simone Gualdi, il campione d'Italia di categoria, che quindi fa sicuramente un bel risultato ottenendo questo quarto posto. A completare
i primi 5 anche Alessandro Borgo, che chiude quindi la top 5 di questa per quanto riguarda la rappresentativa del Veneto. Questo anche il photo finish, non ci sono stati distacchi importanti al traguardo, con il gruppo di una decina di atleti accreditato del tempo del vincitore, poi qualche secondo invece per quanto riguarda tutti gli altri, ancora comunque molto aperta la lotta e non poteva essere diversamente. Siamo appena alla prima semitappa di questo Giro della Lunigiana 2023, dicevo, ancora molto aperta la lotta per quanto riguarda la classifica generale. Questo è l'ordine di arrivo con Jarno Vidala che va a conquistare il successo davanti a Jorgen Nordhagen, e terza posizione per il francese Mathy Grisel. Questo è anche ovviamente la classifica generale, non ci sono buoni per quanto riguarda questa prova, e questo è il vincitore della prima semitappa, inquadrato dalle nostre telecamere con la maglia che spetta al vincitore, ed è quindi Jarno Vidal a conquistare questa maglia. Conquista anche, e non poteva essere diversamente essendo questa la prima semitappa, anche la maglia della classifica generale, maglia verde. Seconda tappa da Massa a Bolano, la seconda semitappa di questo Giro della Lunigiana. Dalle strade della costa si va a salire, si percorre questo primo vero e proprio arrivo in salita che potrebbe dare una scossa per quanto riguarda questo Giro della Lunigiana già dalla seconda semitappa. La salita di Bolano è una salita abbastanza impegnativa per questi ragazzi della categoria juniores, quindi sicuramente ci sarà da vederne delle belle in questa seconda semitappa. Ricordo che queste due tappe si sono svolte nella stessa giornata, la giornata di giovedì, la giornata inaugurale del Giro della Lunigiana, quindi magari anche la stanchezza può sicuramente far un gioco importante al termine di questa seconda semitappa. La rappresentativa del Friuli Venezia Giulia, protagonisti gli atleti friulani, così come quelli della rappresentativa della Lunigiana, la rappresentativa di casa in questa manifestazione. Sicuramente il tifo è tutto per loro, questo è il trofeo che spetterà al termine della prova odierna, al termine della gara, al termine dei 4 giorni di gara, spetterà al vincitore un trofeo sicuramente molto ambito. Ecco, la Norvegia hanno fatto molto bene ieri con il secondo, scusate, questa mattina con il secondo posto di Nordhagen, vedete inquadrato assieme ai suoi compagni di squadra. Ed eccoci quindi alla partenza delle rappresentative, alla sfilata delle rappresentative, e questo è il leader della classifica generale in maglia verde, Jarno Vidal, che va alla firma del foglio di partenza e si schiera alla via di questa seconda semitappa con il simbolo del primato che spetta alla leader della classifica generale. Questa è la seconda semitappa, una partenza in pianura, si costeggia la riviera, si raggiunge il traguardo volante di Sarzana per poi andare a percorrere la strada e quindi verso questo circuito pianeggiante e l'arrivo in salita dopo 46 km e 700 metri a Bolano. Tutto pronto per la partenza della seconda semitappa. Schierate sono ovviamente tutte le maglie in gara quest'oggi. Abbassata la bandierina del via, io ne approfitto per ricordarvi quelle che sono le maglie in questa gara: la classifica generale la maglia verde, la classifica punti la maglia blu, la classifica dei GPM maglia acqua, la classifica bianca dei giovani, classifica arancione dei traguardi volanti, la classifica del migliore degli italiani regione Liguria. Sono anche delle maglie speciali, classifica squadre straniere e combattività, che non vengono ovviamente vestite in corsa. È una finale di tappa questo, con sicuramente l'arrivo in salita
che può dare spunti importanti. Vediamo le maglie della Polonia e il dorsale di gara numero 63 nelle prime posizioni. Jakub El Badri nelle prime posizioni, quindi si sale verso questa fase interessante di corsa, perché è una finale in salita, 2 km, 700 metri al termine. Vedete la maglia verde del leader della classifica generale nelle prime posizioni, attorno alla decima posizione. Tante anche le maglie della Francia. Ah, ovviamente, come abbiamo visto già questa mattina, corridori francesi protagonisti, una squadra molto forte, quella transalpina. E qui c'è un rallentamento, il gruppo va ad occupare l'intera sede stradale. Siamo nel tratto in salita verso Bolano. Vedete una salita di 3 km 400 metri con una pendenza media dell'8%, una pendenza massima che supera il 12%, quindi salita decisamente impegnativa, anche se non molto lunga per quanto riguarda questa seconda semitappa del Giro della Lunigiana 2023. Ancora Francia che, come è successo questa mattina, prende decisamente in mano l'iniziativa, si mette a fare l'andatura, sempre ritmo costante, quello imposto dalla formazione francese. Decisamente un ritmo sostenuto quello dei francesi. E vedremo se Vidal riuscirà a mantenere il simbolo del primato al termine di questa semitappa, o se dovrà cederlo ad altri atleti. Ancora la Francia che fa decisamente il forcing, adesso cerca di sganciarsi, cerca di fare una selezione importante in questo frangente. La strada in salita, vedete, si è già fatta un po' di selezione. I francesi, cambi regolari, si stanno spingendo a fondo in questo momento e stanno cercando di mettere in difficoltà il leader della classifica generale, Vidal, e vedremo se ci riusciranno. Sicuramente il ritmo imposto in questa fase, unito alle pendenze della salita verso Bolano, è un qualcosa di decisamente impegnativo. E quindi adesso vedete ancora ritmo forsennato con Bisio nelle prime posizioni a fare l'andatura. Sta spingendo a fondo il corridore per quanto riguarda la Francia. E si continua a salire in questa fase decisiva della seconda semitappa del Giro della Lunigiana 2023. Percorso disegnato per aprire varie soluzioni, quello disegnato dagli organizzatori. Bisio in prima posizione, Vidal è lì in seconda, e abbiamo in terza posizione Nordhagen con la maglia azzurra, però lui veste la rappresentativa ovviamente della Norvegia, e la selezione adesso Bisio la sta facendo con decisione in questa fase. Vedete, tanti atleti hanno già perso contatto, quindi sicuramente ci saranno distacchi importanti al termine di questa seconda semitappa, 1 km e 100 metri dalla conclusione, e si sta spezzando il gruppo nelle fasi centrali. Abbiamo Bisio a fare l'andatura, seconda posizione per Vidal, terzo è Nordhagen, poi la volta del polacco Grosinski in quarta posizione con la maglia dei Gran Premi della Montagna. Ma Bisio sta facendo un ritmo forsennato in salita, e Vidal si mantiene alla ruota del corridore transalpino, che per il momento non chiede cambi. 900 metri alla conclusione, qui si sta salendo con un ritmo decisamente importante. Si voltano adesso
cessa di fare il ritmo Bisio e si porta in prima posizione la maglia verde Vidarra. È lui che sta facendo l'andatura. Giornata calda. Vedete Vidarra con la maglia aperta così come Nordhagen in seconda posizione. Rallentamento Vidarra chiede il cambio. Sono rimasti 7-8 atleti al comando. Quindi è una selezione importante e sarà importante anche controllare i distacchi alla termine di questa seconda semitappa, ma mancano ancora 500 metri alla conclusione e sono 500 metri in salita. E avete visto anche altre maglie per quanto riguarda la rappresentativa del Belgio presenti in questo gruppo di testa. Che maglie della Liguria sono in forza in questa fase? Abbiamo visto una maglia della Liguria, una delle formazioni ovviamente seguite, essendo una delle formazioni di casa, e c'è Lorenzo Finn della Liguria. Adesso ancora Bisio che va a fare l'andatura alto sui pedali, il transalpino, uno dei favoriti della vigilia, così come Nordhagen e Vidar. E adesso sta provando ancora una volta, come aveva fatto in precedenza, poche centinaia di metri fa, a fare un ritmo così da mettere in difficoltà i suoi avversari. È un atleta che sembra prediligere un ritmo costante, ma attenzione all'attacco. Invece, chi preferisce esplodere con questi attacchi è sicuramente Jarno Vidar, che si porta in testa con un ritmo forsennato. Nordhagen in seconda posizione, Bisio in terza, ma perde qualche metro il francese in questo tratto più impegnativo della salita nel centro abitato di Bolano, con Jarno Vidar che vuole cogliere il secondo successo nel giro di poche ore. Eccolo dalla telecamera fissa. Jarno Vidar sta facendo la differenza, stacca anche Nordhagen, quindi sarà un arrivo in solitaria per il leader della classifica generale che incita il pubblico e va a cogliere il successo. Seconda posizione per Nordhagen ad appena 3 secondi dal vincitore, mentre a 10 secondi arriva Patrick Grosinski e quarta posizione per Bisio. Quindi Omsel Gualdi, Simone Gualdi, primo degli italiani in sesta posizione, Milan Doni in settima, quindi Lorenzo Finn, Pavel Subkin, Lorenzo Montes a chiudere la top 10 di questa seconda semitappa. E quindi iniziano un po' ad esserci distacchi, anche se minimi, in classifica generale. Intanto rivediamo le ultime pedalate di Jarno Vidar. Dicevo, iniziano ad esserci un po' di distacchi con Vidar che adesso in classifica generale ha un vantaggio di 3 secondi su Nordhagen e di 10 secondi su Bisio. Primo degli italiani in quarta posizione della classifica generale è Simone Gualdi, che veste ovviamente la casacca della Lombardia. Questo l'ordine di arrivo: Jarno Vidar davanti a Nordhagen e Grusinski, quarto Bisio. E primo degli italiani, Gualdi in sesta posizione. Questa è la classifica generale che vi ho appena ricordato, con Vidal che ha 3 secondi di vantaggio su Nordhagen e 10 secondi di vantaggio su Leo Bisio. E questo è ancora una volta il vincitore di tappa, come è successo questa mattina. Jarno Vidal veste la maglia di vincitore di tappa e a breve vesterà ancora una volta la maglia verde che spetta alla leader della classifica generale. Eccolo in vestito in verde, il colore del leader qui al Giro della Lunigiana. Bella vittoria anche nel pomeriggio. E ci prepariamo a seguire la terza tappa da Portofino a Chiave. La terza tappa, la seconda tappa in realtà, perché nella prima tappa era suddivisa in due semitappe. Questa è la seconda tappa da Portofino a Chiavari. Quindi il collegio di giuria ovviamente con il presidente Leong Hon, i componenti Maggioni e Arosio, componenti in moto invece Lista, Michelotti e Viggiano. E come sempre alla partenza, mentre il giudice d'arrivo è Elisabetta Fambrini. Dicevo alla partenza ovviamente la sfilata delle squadre, ecco la rappresentativa della Toscana e poi tutti gli altri che andranno a sfilare. Ovviamente presenti anche le maglie di leader delle varie classifiche, quindi teniamo d'occhio anche per riconoscere le maglie al termine di questa sfilata alla vigilia della
seconda giornata di corse. Maglia verde sulle spalle di Jarno Vidal, così come la maglia blu, anche se poi in gara è indossata da Jorgen Nordhagen. Maglia Pois, la maglia del CPM, che dovrebbe essere sempre sulle spalle di Vidal, ma che in corsa è indossata dal norvegese Kasper Hungland. La maglia bianca della classifica dei giovani invece sulle spalle del polacco Patrick Grosinski. La maglia arancione per quanto riguarda i traguardi volanti è indossata da Alessandro Failli della rappresentativa della Lunigiana. La maglia celeste, la migliore degli italiani, sulle spalle invece di Simone Gualdi. Eccolo qui intanto il leader della classifica generale con i suoi compagni di squadra, rappresentative che possono avere 6 atleti, ma che ovviamente dopo le prime semitappe qualche rappresentativa ha già iniziato a perdere dei componenti. Non penso, ovviamente lo avete visto in forza il Belgio che qui pochi anni fa ha colto il successo con Renko Evenepoel, che al tempo vestiva anche la maglia di campione europeo. Passo del Portello, punto più alto di questa seconda tappa, una tappa che misura circa 100 km, poco meno, 96 per la precisione, e che potrebbe aprirsi a soluzioni interessanti, perché è presente una salita molto lunga ma anche molto lontana dal traguardo, quindi questo sicuramente potrebbe rappresentare un problema. Ecco la temperatura, 23 gradi, perfetta per svolgere attività sportiva quest'oggi. Partenza ufficiosa che è avvenuta alle 10:20 di mattina, dopo una giornata impegnativa come quella di ieri con due semitappe, quest'oggi gli atleti avranno la possibilità di correre una sola volta. E quindi vedete le prime pedalate nel centro di Portofino. E poi raggiungeremo intanto Marco Casini, inquadrato. Qui si pedala tra le bellezze della Liguria, la costa ligure, e finché siamo in andatura controllata è anche l'occasione per questi ragazzi di andare a rilassarsi. C'è un attacco importante con Bisio, De Comble e Sanchez della Francia, due invece i portacolori della rappresentativa norvegese. Uno di questi è Nordhagen, e la vera novità è che non è presente il leader della classifica generale, Jarno Vidal. Quindi un attacco partito abbastanza da lontano che sembra aver messo in difficoltà il leader della classifica generale. Davanti alla comando abbiamo, per quanto riguarda la Norvegia, abbiamo Inge Sprintz della Norvegia assieme ovviamente a Nordhagen, mentre abbiamo Bisio per la Francia, così come De Comble e Sanchez. Lorenzo Mottes per il comitato provinciale del Trentino, Lorenzo Finn per quanto riguarda la Liguria, Pavel Supkin della rappresentativa della Repubblica Ceca, Patrick Grosinski della Polonia. Questi sono i 9 uomini al comando, e attenzione perché il vantaggio nei confronti del resto del gruppo è un vantaggio importante che supera il minuto e 30, quindi ci saranno cambiamenti sicuramente al termine di questa tappa, perché la maglia di leader sicuramente passerà dalle spalle di Jarno Vidal ad un altro atleta. Ovviamente non possiamo ancora dire chi sarà, perché sicuramente Nordhagen è il più avanti in classifica generale di questo tentativo di fuga, ma Bisio non è lontano, ad appena 7 secondi dal norvegese, e quindi potrebbe anche lui magari trovare un attacco nella finale e cercare di cogliere la maglia di leader. Gli inseguitori intanto con la Slovenia sono un terzetto che sta inseguendo a circa 1 minuto e 10, poco più indietro del gruppo Unkland, Marlow e Ravrab, due portacolori della Slovenia, e più indietro il gruppo dove è presente la maglia di leader della classifica generale, vale a dire Jarno Vidal, che ovviamente perderà la maglia al termine di questa seconda tappa. Ecco il gruppo maglia verde, ancora molto numeroso, seguito dalle ammiraglie. I belgi
che cercano, ma non sembrano avere le energie per farlo, di ricucire questo strappo, ma sono tante le maglie della Francia, vedete ben tre, oltre ovviamente ai tre che sono in avascoperta, che ovviamente stanno facendo, vedete, si scatta, cercano di mettere ancora più in difficoltà il Belgio con un Vidal che ancora non abbiamo visto, eccolo in coda al gruppo, probabilmente una giornata no per il leader della classifica generale, che non sembra neanche avere le energie per ricucire o per tentare di ricucire il gap nei confronti della testa della corsa. Scuote la testa, questo sicuramente non è un buon segno per Vidal, che quindi dovrà cedere il simbolo del primato in classifica generale al termine di questa tappa. E a breve andremo a seguire l'epilogo di questa seconda tappa, seconda giornata di corse dopo i due successi di Vidal nelle prime due semitappe. Vedete Belgio che sta soffrendo non poco in questa giornata, e noi a breve ci riporteremo sulla testa della corsa, ma ovviamente le nostre immagini inducono e stanno ovviamente a seguire anche Vidal, che non sembra neanche avere le energie quest'oggi per ricucire lo strappo, mentre il ritardo del gruppo ormai sfiora i due minuti primi dalla testa della corsa. Altri atleti che provano ad uscire. Qui siamo tornati sulla testa della corsa. Ovviamente la Francia è ben rappresentata con tre atleti, Biziot, De Combles e Sanchez, due i portacolori della Norvegia, con Nordhagen e Inkerstreet, quindi Finn e Mottes, due italiani. Qui stiamo per entrare negli ultimi centinaia di metri di corsa, per il momento tutti assieme, quindi a scanso di sorprese. La maglia di leader della classifica generale dovrebbe andare sulle spalle di Nordhagen, il corridore norvegese. Ovviamente aspettiamo che abbiano tagliato il traguardo per avere questa ufficialità. Si cerca collaborazione, ma il vantaggio nei confronti del resto del gruppo è davvero importante. Quindi niente da fare per gli avversari, e per questi uomini verosimilmente ci sarà anche il vincitore del Giro della Lunigiana. C'è uno scatto davanti, andiamo a vedere un corridore francese che prova ad anticipare lo sprint. Ovviamente la Francia può contare su una buona superiorità numerica con ben tre atleti in questo gruppetto, e vedete infatti come vanno subito a protezione del corridore che sta provando ad uscire. Si scatta un'andatura velocissima in questa fase, è stato raggiunto il francese, parte la volata, è ancora un corridore francese che prova a lanciare lo sprint. A breve avremo le immagini dalla telecamera fissa, eccoci sul rettilineo del traguardo, ed è il francese che va a conquistare il successo. Maxime De Combles conquista così la vittoria davanti a Storm Ingebrigtsen della Norvegia, terza posizione per Lorenzo Mottes del comitato provinciale di Trento. Questo è il podio, mentre la maglia di leader, come preannunciato, passa sulle spalle di Jorgen Nordhagen. Attendiamo ovviamente di seguire anche l'arrivo del gruppo, che vi dicevo accusava un ritardo vicino ai due minuti primi. Questo il photo finish, ed eccoci con gli inseguitori. Vediamo se ancora il terzetto che avevamo visto in precedenza è così a 2 minuti e 43, mentre il gruppo è ancora più lontano. Davvero un distacco importante per il gruppo quest'oggi. Ecco la volata del gruppo e il ritardo è superiore ai 4 minuti. Quindi il Giro della Lunigiana sarà sicuramente un affare per coloro che quest'oggi nella seconda tappa sono arrivati davanti. Jarno Vidal chiude in coda al gruppo, questo è sicuramente un messaggio. Maxime De Combles, il vincitore della tappa, davanti a Storm Ingebrigtsen. Mottes è terzo, questa è la classifica generale con la nuova maglia di leader di Nordhagen. Seconda posizione per Biziot, terzo è Grusinski a 14 secondi. Quindi per quanto riguarda
questa seconda giornata di corse. Abbiamo una classifica che è cambiata in attesa poi di quella che saranno le ultime due tappe. Questo è il vincitore, Maxime Decomble, vincitore di tappa. Gli applausi sono tutti per lui, vince la seconda tappa del Giro della Lunigiana. E a breve vedremo anche, eccolo, Nordhagen, che si appresta a vestire il simbolo del primato, con il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni che consegna la maglia di leader a Nordhagen. Ancora due tappe per decidere quello che sarà il vincitore di questa edizione 2023 del Giro Ciclistico della Lunigiana. Gli applausi del pubblico per la nuova maglia verde di leader Nordhagen, dopo che Vidal ha perso decisamente contatto. La tappa numero 3 invece è sicuramente una delle più attese, da Terre di Luni a Terre di Luni, con il passaggio nella salita che ha fatto la storia del Giro della Lunigiana, la salita verso Foss di Novo, ma ovviamente la seguiremo poi nella nostra grafica per andare a scoprirla. Si parte da Terre di Luni, quindi ovviamente attenzione a quello che è anche il patrimonio artistico e culturale della Lunigiana. Alessio Baudone, anche lui fa parte della storia del Giro della Lunigiana, tante edizioni con nel ruolo di direttore di corsa. Ivan Cecchini è lo sponsor ufficiale della manifestazione. E questa è la vincitrice della seconda edizione del Giro della Lunigiana Donne. Applausi per Lucia Brillante Romeo. Ancora la sfilata delle squadre con la rappresentativa della Lunigiana che ha quattro atleti rimasti in corsa. E poi via via tutte le altre formazioni alla via a ricevere gli applausi del pubblico. Eccolo Gualdi con la maglia di campione italiano, lui che ha fatto molto bene nelle prime due tappe, le prime due semitappe. Ieri non faceva parte della fuga che sembra, almeno in questa fase, aver deciso il Giro della Lunigiana, ovviamente. Aspettiamo poi per dirlo, però ovviamente è stata una fuga importante. Tanto il nuovo leader della classifica generale, Nordhagen, Jørgen Nordhagen della Norvegia, che sfila con i compagni di squadra. Norvegia che è ancora al completo, arriva anche la Francia con Decomble in maglia a pois di leader della classifica dei Gran Premi della Montagna. Questo è il percorso di oggi, la partenza da Terre di Luni, traguardi volanti che vengono assegnati, primo Gran Premio della Montagna, vedete questo circuito che viene ripetuto, ma poi si continua a scendere e si raggiunge Foss di Novo e lo si affronta, la salita di Foss di Novo, nel senso inverso rispetto a quello che solitamente veniva affrontato quando l'arrivo era proprio a Foss di Novo. Quindi sarà interessante capire anche come questa salita possa scrivere ancora una volta la storia del Giro della Lunigiana. Tutto pronto per la partenza di questa terza tappa, una delle tappe sicuramente marchiate con il bollino rosso da tutti i favoriti. La partenza ufficiosa che è già avvenuta, a temperatura di 28 gradi. Anche oggi una giornata perfetta dal punto di vista climatico, anche se ovviamente nel corso del giorno poi le temperature potrebbero andare sopra ai 30 gradi, però per il momento ottima per quanto riguarda la partenza. Nordhagen nelle prime posizioni con la maglia verde di leader della classifica generale. E l'attesa è già verso la salita di Foss di Novo, che potrebbe rappresentare un buon trampolino di lancio per tutti coloro che vogliono provare a vincere ancora questo Giro della Lunigiana, edizione 2023. Tutto pronto per la partenza ufficiale che avverrà a breve.
e noi ci concentreremo con la nostra sintesi proprio nelle fasi finali di corsa con la salita verso Fortinovo che sicuramente darà spettacolo. Tutti i migliori atleti presenti in questo Giro della Lunigiana, un albo d'oro prestigioso per questa corsa a tappe. E tutto è pronto per la partenza e noi siamo già nelle fasi calde della gara con un tentativo che sta uscendo proprio nella salita di Fortinovo. Al comando abbiamo l'ex maglia verde Vidar, abbiamo Bisio della Francia, Nordhagen, l'attuale leader della classifica generale con i colori della Slovenia, quindi Kormlez della Slovenia, Bessega del Friuli Venezia Giulia, Finn della Liguria, Mottes del Trentino e Borgo del Veneto. Questi gli uomini al comando, mentre questo è il gruppo che vedete. Adesso è stata raggiunta la fuga, si va ancora una volta a ricompattare il gruppo, salita verso la testa della corsa. Intanto vi correggo, la fuga che avete visto in precedenza non aveva i nomi che vi ho suggerito, è una fuga che è partita nelle prime fasi di corsa e il gruppo però si sta avvicinando velocemente proprio nella salita di Fortinovo e lì capiremo se gli uomini di classifica vorranno fare la selezione. Ed ecco l'attacco di Bisio ed è ancora una volta Bisio come era venuto a volano ad accendere la miccia, ma Nordhagen si mantiene in seconda posizione, poi via via tutti gli altri. Adesso si fa la selezione e a breve balzeranno. Ecco il momento nel quale viene raggiunta la fuga che conduceva la gara fino a quel momento, con Bisio che ha riportato il gruppo, almeno una prima parte del gruppo, inseguito da Nordhagen come un'ombra. Questa la fase di falso piano che precede poi la discesa vera e propria. E al comando abbiamo Vidar, Bisio, Nordhagen, Ormlez, Bessega, Finn, Mottes e Borgo. Gli uomini al comando quando stiamo per raggiungere il Gran Premio della Montagna, a posto, vi dicevo, dopo un breve tratto di falso piano. Ovviamente dietro i norvegesi e i francesi fanno gioco di squadra per cercare di evitare il ricongiungimento. Siamo ormai in vista dello scollinamento al Gran Premio della Montagna, testa della corsa con tutti i migliori del Giro della Lunigiana. Eccoci alla GPM, inizia la discesa proprio da Fortinovo, discesa molto tecnica ed c'è una caduta ed è la caduta del leader, è il leader della classifica generale Nordhagen che rimonta prontamente in bici. Vediamo se riuscirà a ricucire questo svantaggio, ma sembra avere un problema tecnico Nordhagen. Vediamo se riesce a rimettere la catena. Non sembra, si ferma nuovamente la leader della classifica generale. Ovviamente le ammiraglie non sono presenti in questa fase, ma c'è l'assistenza neutra in moto. È una caduta proprio nel momento peggiore per il leader della classifica generale, che ha già perso una trentina di secondi dai suoi ex compagni di fuga. Non manca molto al traguardo, quindi davvero sfortunato Jørgen Nordhagen, che adesso è riuscito a riprendersi, ma potrebbe essere troppo tardi per lui per mantenere il gap nei confronti della testa della corsa. Vedremo questo finale di gara, intanto ovviamente aiutato anche da un compagno di squadra. Questo è sicuramente positivo per Nordhagen, la possibilità di avere un compagno di squadra assieme a lui può essere sicuramente un vantaggio. Haugland Kasper è assieme a Nordhagen e il loro distacco nei confronti della testa della corsa è attorno ai 40 secondi, quindi un distacco che per il momento lo metterebbe fuori dalla leadership della classifica generale, mentre davanti vedete si spinge. Ovviamente si capisce che il leader della generale è in difficoltà e quindi tutti gli altri, Vidar, Bisio, Ormlez, Bessega, Finn, Mottes e Borgo, cercano di trarre vantaggio da questa situazione. Ancora la tentativo di rimonta di Nordhagen, con lui anche Hungland,
il suo compagno di squadra, ma non è facile perché davanti è un gruppo molto più numeroso che quindi alla lunga potrà contare su energie maggiori per quanto riguarda questo finale. Davvero sfortunato Nordhagen, mentre davanti ovviamente i francesi, il francese Bisio, che alla vigilia di questa terza tappa aveva un distacco di 7 secondi dal leader della classifica generale, quindi balzerebbe lui al comando della generale. Ovviamente è sicuramente il più intenzionato a spingere e a cercare di aumentare questo divario. Siamo allo sprint, lanciata la volata con una maglia del Trentino e Lorenzo Mottes. Lorenzo Mottes che coglie il successo, prima vittoria italiana al Giro della Lunigiana 2023. Lorenzo Mottes che precede Andrea Bessega e Jakub Ormlets in terza posizione, quindi davvero prima vittoria italiana, tante emozioni in questa corsa e quindi il bel successo di Mottes, mentre la maglia di leadership, come vi dicevo, dovrebbe andare sulle spalle di Leo Bisio della Francia. Teniamo comunque per l'ufficialità anche l'arrivo dell'ex maglia verde, che però vi dicevo aveva un distacco, un vantaggio di appena 7 secondi su Bisio, quindi dovrebbe ormai matematicamente essere sulle spalle della francese la maglia di leader. Ecco l'arrivo di Nordhagen, anche dalla telecamera fissa si sprinta per i secondi, ma il suo distacco quest'oggi è di 52 secondi, quindi niente da fare per Nordhagen, che deve cedere il simbolo del primato. Vedete, un po' delusione per quella caduta. Arriva anche tanto anche il resto del gruppo, distacchi pesanti quest'oggi, gruppo che chiude ad un primo e 50 dal vincitore Lorenzo Mottes, prima vittoria italiana in questo Giro della Lunigiana. Mottes che procede Bessega e Ordonez, quarto è Vidara, mentre in settima posizione Leo Bisio è e sarà la nuova maglia verde di leader della classifica generale. Eccola la classifica, 12 secondi di vantaggio nei confronti di Lorenzo Finn e 15 nei confronti di Lorenzo Mottes, mentre è quarto l'ex leader della generale Jorgen Nordhagen. La maglia che spetta al vincitore di tappa va sulle spalle di Lorenzo Mottes, quindi tanta soddisfazione per lui. E a breve vedremo il terzo leader in 3 giorni qui al Giro della Lunigiana, Leo Bisio, il nuovo leader della classifica generale alla vigilia dell'ultima tappa, quella che ci apprestiamo a seguire con la nostra sintesi, la partenza da Sarzana e l'arrivo nel centro del cuore del Giro della Lunigiana a Casano di Luni, una tappa che può ancora scrivere la classifica generale, anche se abbiamo visto la forza di Bisio e il controllo che la Francia ha avuto nel corso di queste prime 3 giornate di corsa. Partenza, dicevamo, da Sarzana, conclusione a Casano di Luni. Immagini che ci mostrano i gioielli della città che ospita la partenza di questa ultima tappa e noi ci apprestiamo anche a seguire per l'ultima volta la sfilata delle maglie. Vedete il Belgio, abbiamo visto, adesso è il momento della rappresentativa del Veneto e anche il Trentino. Sicuramente con Mottes la vittoria di ieri, tanta soddisfazione per la rappresentativa del Trentino, con i ragazzi del Belgio con la classifica a punti, la maglia che è sulle spalle di Jarno Vidar, e un saluto anche all'amico Baron che è sempre presente nelle manifestazioni juniores con la sua challenge. Grande appassionato e una vita nel mondo del ciclismo per Baron. Anche la rappresentativa della Liguria va a sfilare. Siamo in Liguria per questa ultima tappa del Giro della Lunigiana. Ed eccolo il nuovo leader dopo la terza tappa, Leo Bisio, leader della classifica generale, il transalpino, che va alla firma del foglio di partenza. È in maglia verde, vedete anche la maglia Pois,
fa parte della Francia, così come ovviamente è la campione nazionale francese. E siamo pronti per questa tappa da Salzana a Casano di Luni. Vedete, tappa mossa, primo passaggio da Monte Marcello della Gran Premio della Montagna, poi si sale ancora verso Ortonovo, si scende, traguardo volante a Luni, Montecchio, poi ultimo Gran Premio della Montagna e arrivo a Casano di Luni. Quindi ci saranno due passaggi in realtà sotto la linea del traguardo, si transiterà anche quando si andrà ad affrontare la salita di Ortonovo, altra salita storica per quanto riguarda il Giro della Lunigiana. Partenza ufficiosa da Salzana alle ore 9:20, è una tappa mattutina questa, per dare così anche la possibilità alle squadre di rientrare nel pomeriggio, squadre che vengono, come vi dicevo, un po' da tutto il mondo, con le varie rappresentative anche regionali. E da Salzana si arriverà a Casano di Luni per questa ultima tappa. Ed è la partenza, vedete, abbassata anche la bandierina, quindi inizia ufficialmente l'ultimo atto del Giro della Lunigiana 2023. L'ultimo atto di questa gara a tappe che nel corso delle 47 edizioni ha scritto la storia del ciclismo, con tanti atleti che da qui poi sono saliti nel grande mondo del ciclismo professionistico. Sarebbe interessante sicuramente anche ricordare l'Albo d'Oro recente e non, sicuramente spicca nel 2021 Lenny Martinez, poi nel 2018 Remco Evenepoel, poi nel 2016 Tadej Pogacar, e Matej Mohoric nel 2012, Bettiol nel 2011, e davvero tanti atleti, Agnoli nel 2003 e Nibali nel 2002. Siamo in corsa, vedete, la Francia sta controllando molto bene la situazione, con Léo Bizot in terza posizione. Si sale in questa fase, ma la Francia sembra per il momento avere sotto controllo la situazione. Cerchiamo di dire se qualcuno avrà le forze alla vigilia. È una, sicuramente una classifica ancora molto corta, ma ovviamente la Francia ha dimostrato nel corso di tutte queste tappe di avere una condizione ed una formazione di primissimo livello. Una classifica generale che alle spalle di Bizot vede a 12 secondi Lorenzo Fin, a 15 Lorenzo Mottas, mentre Nordhagen è a 45 secondi dal leader della classifica generale. Davvero una finale che, come sempre, però può regalare colpi di scena. Ce ne sono stati tanti qui al Giro della Lunigiana, sicuramente, con capovolgimenti anche nelle ultime tappe. Ma non sembra essere così quest'oggi. C'è un tentativo di fuga che non ha guadagnato molto nei confronti della testa della corsa del gruppo, ma che comunque per il momento, vedete, viaggia quando ovviamente siamo a circa un giro proprio della montagna dal traguardo, quindi c'è ancora da affrontare un'ultima salita. Questi gli uomini al comando, mentre questo è il gruppo. Al comando abbiamo Jugleus della Norvegia, lo Spitau della Spagna, Marlo della Slovenia, Becchiutti del Friuli Venezia Giulia, Chinappi del Lazio, Friggi dell'Umbria e Sasso del Veneto. Questi gli uomini al comando, mentre dietro ovviamente è Nordhagen che cerca di accendere la miccia nell'ultimo Gran Premio della Montagna di questa edizione del Giro della Lunigiana, ma Bizot sembra in controllo. Vedete, seconda posizione per lui, alto sui pedali, affiancato da un compagno di squadra, quindi sicuramente questo dà anche una certa forza morale a Bizot, poter sapere di essere sempre circondato dai compagni di squadra. Nordhagen sembra desistere e si riporta
ancora una volta la nazionale della Francia in testa a fare l'andatura. Questo è sicuramente un segnale importante per chi vuole attaccare Bisio quest'oggi, che non sarà sicuramente facile per loro, che perché con Bisio abbiamo visto Sanchez in precedenza. Siamo al Gran Premio della Montagna, ultima difficoltà altimetrica per quanto riguarda questo giro della Lunigiana. Vedete, si è un po' selezionata la testa della corsa, adesso inquadrato in coda al gruppetto con il numero 92 Marlo della Slovenia, davanti a lui con il numero 102 invece è presente lo Spitao della Spagna, mentre ovviamente si sta per raggiungere il traguardo di Luni. Ultimo chilometro, ancora qualche metro di vantaggio per i battistrada, ma il gruppo si è avvicinato notevolmente. Ultimo chilometro, quindi davvero fasi conclusive. Il gruppo è ad appena 10 secondi, è un finale alla cardiopalma e qui si scatta con decisione per cercare di mantenere il vantaggio nei confronti del gruppo, ma anche per giocarsi il successo di tappa. Plotone che, come vedete, è in fondo a questo brevissimo rettilineo, quindi sarà un finale ad altissimo cardiopalma, con ancora una situazione che può cambiare del tutto. Testa della corsa e poco più indietro anche il gruppo, si pedala fortissimo in questa fase, sta per essere lanciata la volata e sembrano essere i battistrada ad avere l'occasione di giocarsi il successo. Lanciato lo sprint tra i battistrada, è una volata comunque molto incerta perché siamo al termine dei quattro giorni, ma è lo spagnolo, la maglia della Spagna, che prende decisamente in mano la situazione dell'Ospitao, che va a cogliere il successo. Quindi vittoria per l'Ospitao nella tappa conclusiva del giro della Lunigiana, e per quanto riguarda la classifica generale il successo invece va a Bisio. Seconda posizione invece ci sembra Ugleos, mentre poco più indietro anche il laziale Chinappi. Ovviamente saremo più precisi quando avremo l'ufficialità dei risultati, ma davvero l'ultima vittoria va all'Ospitao. E per quanto riguarda la classifica generale il successo va a Bisio. Meritata vittoria del francese, che è stato sempre protagonista. Questo l'ordine di arrivo, con Pablo Lospitao vincitore davanti a Ugles, Marlò e Vecchiutti. Classifica generale con Bisio che precede Lorenzo Finn e Lorenzo Mottes, quindi due italiani sul podio di questo giro della Lunigiana. Ed eccolo il vincitore di oggi, lo spagnolo Lospitao Gonzales, che va a conquistare gli applausi del pubblico. E questo è il podio per quanto riguarda la edizione 2023 del Giro della Lunigiana. Il vincitore Bisio, meritato successo, ma è bello vedere anche due italiani sul podio. Lorenzo Finn in seconda posizione per la Liguria e Lorenzo Mottes terzo per quanto riguarda invece il Veneto. Davvero una il Trentino, scusate, una grande edizione del Giro della Lunigiana, che è stato davvero e ha regalato sempre grandi emozioni. Ed è il momento ancora una volta di applaudire questi ragazzi, grandi emozioni per quanto riguarda questo Giro della Lunigiana. E questa è la sfilata con tutte le maglie, gli applausi finali a concludere il 47esimo giro della Lunigiana. L'Albo d'Oro aggiunge un nome importante, quello di Leo Bisio della Francia, che conquista il Giro della Lunigiana edizione 2023 e iscrive il proprio Albo d'Oro in forse uno dei più prestigiosi per quanto riguarda la categoria juniores.